Buonasera, benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. Apriamo subito con l'ampia pagina della politica. Questa mattina le donne della coalizione Fare Città hanno dato vita a un incontro pubblico dal titolo Riprendiamoci la città e presentato i punti salienti del loro programma fra cultura, ambiente, lavoro e persone. Ho assunto un impegno nel momento in cui ho accettato di candidarmi alla guida della città di Fano, di dare un ruolo importante alla componente femminile. Io a cominciare dalla rappresentanza all'interno dell'esecutivo, perché ritengo che la città abbia bisogno anche di una sensibilità nuova e le donne in questo possono effettivamente portare un valore aggiunto che negli anni passati troppo spesso è stata in qualche modo non tenuta nelle giuste considerazioni ed emarginata, vorrei proprio usare questo termine forte. Quindi sono fiducioso e penso anche che i cittadini apprezzeranno molto questa sensibilità del candidato sindaco Massimo Seri, ma soprattutto della coalizione Fare Città. Oggi in conferenza stampa andiamo a presentare il documento sul tema di genere che hanno prodotto le donne riunendosi comunque in tutte queste settimane con un lavoro diciamo intenso, interessante di condivisione sui temi. Siamo unite a presentare questo documento e presentiamo oggi anche un ciclo di Cineforum che inizierà il 29 aprile, la seconda il 6 maggio e la terza il 9 maggio. Il 9 maggio, l'ultima data, il film sarà seguito da un aperitivo al Politeama con tutte le donne di coalizione che avranno modo di parlare di sé, di dire chi sono e quello che vogliono fare per la città di Fano insieme a tutte le donne della città di Fano che sono invitate a venire e a parlare alla città. Le donne delle liste che oggi vedrete sono donne diverse, appunto, con storie diverse, intelligenze diverse e che vengono da mondi professionali differenti. Donne che hanno messo insieme appunto le loro professionalità e hanno costruito insieme questo documento che ha un valore che va appunto un valore di orizzonte, che va oltre. Siamo molto contenti di essere qui tutte insieme. C'è stato e c'è qualche cosa di nuovo che caratterizza appunto l'essere donne nella città di Fano. Questa iniziativa è nata per la preparazione dell'8 marzo ed è continuata fino a questo momento della conferenza stampa perché vuol portare parole nuove nella politica, parole di donne, ma non per agire una politica per le donne, ma per una città più vivibile per tutte e per tutti. E questo è il nostro intento, su questo ci impegneremo, impareremo a conoscerci fra diverse esperienze, fra diversi modi di fare, diverse età, diversi mondi, ma speriamo di riuscire a creare un gruppo che getta dei semi importanti per l'avvenire di questa città. È arrivato il momento di divulgare i risultati del questionario che la lista civica Danna Sindaco ha fatto compilare ai cittadini con le loro impressioni sulla campagna elettorale. Difesa della Santa Croce e le problematiche legate alla viabilità sono tra i primi posti nei desideri dei cittadini fanesi. Ma adesso capiamo perché, abbiamo la conferma perché tutti gli altri candidati si stanno occupando di ospedale, perché i cittadini di Fano ancora una volta hanno ribadito che l'ospedale è una priorità. Adesso è scandaloso vedere personaggi che hanno voluto l'azienda Marche Nord, che hanno voluto l'Unione con Pesaro, che hanno voluto l'ospedale di Fano insieme a quello di Pesaro e tutto quello che sta succedendo, adesso fanno marcia indietro. Non fidatevi di chi ha voluto questa situazione e oggi solo perché ci sono le elezioni vuole cambiare bandiera e vuole dire l'esatto contrario di quello che è sostenuto e voluto fino a ieri. Noi continueremo ad essere tra di voi come abbiamo sempre fatto, tutti i sabati e mercoledì, lungo Corso Matteotti, perché la nostra sede è la strada, la nostra sede siamo noi insieme a voi durante queste settimane di campagna elettorale nelle quali vi chiediamo di giudicare i candidati per quello che hanno fatto, non per quello che promettono oggi. I cittadini hanno risposto che tra le priorità da valorizzare nella nostra città c'è soprattutto il patrimonio storico e culturale, il turismo. Vi è stata una pesante bocciatura delle precedenti amministrazioni e in particolare per quel che riguarda la gestione della viabilità e della difesa dell'ospedale Santa Croce. Tra le priorità è emerso di nuovo al primo posto l'ospedale Santa Croce, seguito dalla viabilità e dallo sviluppo del turismo ed infine tra le caratteristiche richieste al nuovo sindaco sono emerse al primo posto l'onestà, la conoscenza dei problemi della città e l'indipendenza dai poteri forti.
Anche la lista civica Fano in testa, che aderisce alla coalizione La Scelta Giusta, è in astri di partenza per questa tornata elettorale e presenta alla comunità fanese la propria lista di candidati al Consiglio Comunale. Fano in testa è nata per rappresentare quei principi liberali ai quali molti di noi appartengono. Forse siamo la vera e unica forza politica in questa città che è in grado di rappresentarla. Ma soprattutto è nata con un obiettivo molto importante, cioè quello di rilanciare la nostra città attraverso delle iniziative molto mirate e dettagliate, e l'abbiamo fatto nel nostro programma elettorale, perché vogliamo che Fano diventi una città in testa, una città modello, una città d'esempio, che le altre città della nostra regione e anche delle vicine nostre regioni possono dire: prendiamo esempio da Fano. Questo si può fare. Questa mattina è stato dichiarato dalla stampa che dal 2007 al 2013 l'Italia ha perso 30 miliardi di euro dai fondi comunitari europei per mancanza di progettualità. Quindi l'unica vera risposta è una nuova classe dirigente che sia in grado di intercettare tutto ciò. Quindi non è vero che gli amministratori non possono fare niente per la città, si può fare tanto, ma solo attraverso una nuova classe dirigente. E Fano in testa, attraverso tante persone della società civile, imprenditori, avvocati, artigiani, operai e anche qualcuno che da qualche anno che fa politica come me, anche se ho 30 anni, vuol dare questa risposta. Lo possiamo fare, aiutateci e vedrete che non deluderemo la città. Spostiamoci ora a Cartoceto, dove nella giornata di domenica alle ore 18 nella palestra della scuola media Marco Polo di Lucrezia, la lista civica Facciamo Futuro Rossi Sindaco presenterà i 12 candidati e il proprio programma elettorale. Benché già da tempo la lista civica, attraverso l'iniziativa Tra la Gente, abbia fatto conoscere alla collettività idee e proposte in termini di provvedimenti nelle diverse aree programmatiche. Ora tutto il lavoro svolto verrà ufficialmente presentato assieme ai candidati in lista. Ed ora un'informatica dell'ASET che comunica che il 29 aprile, martedì, alle ore 8.30 fino alle 13.30, a causa di lavori di manutenzione e miglioramento della rete idrica cittadina, Viale Vittorio, tratto compreso tra via Giuglini e via Giordano Bruno, via Giordano Bruno, via Metauro, tratto compreso tra viale Veneto e via della Colonna, via Pizzagalli, via Gabrielli, via Tito Speri e via Ugo Bassi saranno oggetto di una sospensione temporanea del servizio di distribuzione dell'acqua potabile. Le vie limitrofe potrebbero invece subire un calo di pressione. Bene, con quest'ultima comunicazione dell'ASET chiudiamo qui questa edizione del sabato del TG Occhio alla Notizia. Grazie per la vostra attenzione. Ritorneremo lunedì sera alle 20.30. Buona serata a tutti voi.